Grazie per questa presentazione. Ricordo che Karl Barth, grande teologo, quando veniva presentato, appunto tutti cominciavano a fare l'elenco delle sue lauree honoris causa, dei libri, eccetera, eccetera, e poi lui diceva sempre: tutto questo, quando entreremo nel regno dei cieli, dovremo lasciarlo nel vestiario. Ecco, quindi appartiene a tutto ciò che non entra nel regno, non entra nel regno dei cieli. Comunque, grazie per l'invito, grazie per l'occasione, grazie anche per il tema, così come è stato formulato, il senso della riforma nella Chiesa e nella società, cioè i due versanti in cui ha operato la riforma protestante, quello della Chiesa e quello della società. La riforma ha cambiato il volto religioso dell'Europa e ha anche creato quella che possiamo chiamare una civiltà. Difatti, un grande storico del protestantesimo, Leonard, Émile Leonard, nella sua Storia generale del protestantesimo, in tre volumi, quattro nella versione italiana, intitola il capitolo su Calvino con queste parole: Calvino, fondatore di una civiltà. Civiltà. Cioè, non si tratta soltanto di chiesa, non si tratta soltanto di religione, si tratta di un fenomeno, di un evento, come si dice oggi, che abbraccia tutta la realtà umana, perché abbraccia tutta la realtà divina, ed abbracciando la realtà divina abbraccia anche tutta la realtà umana. Comunque, Chiesa e società sono effettivamente i due terreni su cui la riforma, o meglio i semi della riforma, hanno germogliato e portato molto frutto. C'è dunque molto da dire sul senso della riforma nella Chiesa e nella società. Ma mentre riflettevo a questo tema, vi confesso che me ne è nato un altro che avrebbe anche potuto essere il tema o un tema di questo pomeriggio, e cioè il senso perduto della riforma. Il senso perduto della riforma nella Chiesa e nella società. Non so davvero immaginare che cosa proverebbero i riformatori se entrassero oggi in una delle nostre chiese. Non lo so. Non lo so. Le nostre chiese che si preparano giustamente a celebrare, a commemorare la riforma dopo 500 anni. Desidero leggervi a questo proposito quello che scrisse Karl Barth nel 1933 a conclusione di una sua conferenza sulla riforma intitolata La riforma come decisione, tradotta in italiano tra l'altro
da una persona che molti di voi hanno conosciuto, Gino Conte, il pastore Gino Conte, da lui tradotta e pubblicata nel 1967 dalla Claudiana in occasione del 450° anniversario della Riforma. Il titolo di questo opuscolo è «La Riforma è una decisione». Sentite che cosa scrive Barth, scriveva Barth 1933, l'anno della ascesa di Hitler al potere. Con la riforma non si scherza. Si può senz'altro porre la domanda seria se i riformatori, con la loro rifondazione della Chiesa, non hanno osato un'impresa che non avrebbero dovuto osare, perché l'umanità europea non era all'altezza di questa impresa ardita. E se essi non ci hanno lasciato una eredità di cui non sappiamo che fare, perché essa rappresenta per noi una pretesa che non possiamo sopportare, perché esige da noi una fede che non siamo in grado di offrire e non corrisponde a ciò che oggi ci interessa e agli obiettivi che ci proponiamo. Si può porre questa seria domanda. E se Barth se la poneva nel 1933, ce la possiamo porre oggi a maggior ragione. Nel nostro tempo la domanda è semplice: se cioè siamo all'altezza di quella impresa ardita che è stata la riforma, se siamo in grado, in altre parole, non solo di individuare qual è stato il senso e qual è il senso della riforma, ma se siamo capaci a viverlo. Questo è il punto. Una cosa è raccontare la riforma, un'altra cosa è vivere la riforma. Allora noi siamo maestri nel raccontare, ma non so se siamo in grado di vivere. Non so se il livello della nostra fede è sufficiente a reggere il peso di una responsabilità spirituale così grande come quella che la riforma ha posto alla sua generazione e a tutte le generazioni successive che alla riforma si richiamano come noi facciamo e cerchiamo di fare. Appunto, senso della riforma o senso perduto della riforma? Ecco, io oggi sono stato chiamato a parlare del senso della riforma e questo è il mio compito al quale non mi sottraggo, ma non posso dimenticare, diciamo, sullo sfondo di tutto quello che dirò, non posso dimenticare questa seria domanda che Barth ci pone dal lontano 1933. Io suddivido la mia esposizione in tre parti. La prima riguarderà il contesto della riforma,
La seconda, le caratteristiche fondamentali, principali, e la terza, che è la più importante dal mio punto di vista, sulla natura della riforma, perché il senso della riforma dipende dalla sua natura. Tu capisci il senso se capisci la natura, cioè se sei in grado di rispondere alla domanda elementare: che cosa veramente è stata la riforma? Che cosa è questo fenomeno che, lo sapete, è unico nella storia cristiana fino a oggi? Perché ci sono state centinaia di riforme nella storia della Chiesa. Il cristianesimo è una religione di riforme. No, addirittura il Vaticano II ha detto di riforma continua, quello che aveva detto la riforma 500 anni fa. Ma comunque l'ha detto anche il Vaticano. L'ha detto anche il Vaticano. Quindi il cristianesimo è una religione di riforme. Anche l'avventismo, se vogliamo, può essere benissimo interpretato come una riforma delle riforme, eccetera, eccetera. Il cristianesimo non fa altro che riforme. Ma quella del XVI secolo è unica. Non ha paragoni, né prima né dopo, fino a oggi, naturalmente. E quindi la domanda: che cosa è stata? Che cos'è stato questo fenomeno che ha spaccato la cristianità europea in due? Dopo 1500 anni, bene o male, di unità, bene o male, perché naturalmente c'è stato tutto l'Oriente che se n'è andato per i fatti suoi, e nell'Occidente ci sono stati le cosiddette eresie medievali, eccetera, 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 c'è stato Hus. Ma grosso modo il corpo cristiano occidentale ha tenuto fino alla riforma. Fino alla riforma. Lì si è spaccato. Come mai? Perché? Ecco, questo è quello che cerchiamo di capire. Per capire il senso dobbiamo capire la natura. Che cos'è stata? Allora, rapidamente, perché appunto, come è stato detto, il tema è sconfinato. Rapidamente, il contesto, perché naturalmente la riforma non nasce dal nulla, nasce da una preistoria che è fondamentale e nasce in un contesto. Io voglio delineare brevissimamente, il più brevemente possibile, questo contesto che grosso modo è, diciamo, un contesto ecclesiale, un contesto politico, un contesto sociale, un contesto culturale e un contesto teologico. La riforma nasce nell'intreccio di tutti questi contesti. Allora, il contesto ecclesiale da che cosa è caratterizzato? Il contesto ecclesiale è caratterizzato da una crisi morale senza precedenti. Basta che voi pensiate al papato, a un papa come, non solo come Alessandro VI, Papa Borgia, che ha fatto bruciare qui a Firenze Girolamo Savonarola, non solo quello, ma anche il suo successore Giulio II. Pensate che Erasmo, il grande Erasmo, il principe degli umanisti, scrive un'opera per affermare che quando Giulio II si presenta in cielo, gli dicono: questo non è il tuo posto, vai dove? All'inferno, all'inferno. Erasmo mette il Papa all'inferno, esattamente come aveva fatto Dante con Bonifacio VIII, erano altri tempi naturalmente. Quindi una crisi morale immensa, incredibile, di cui noi non riusciamo neanche a immaginare. Pensate, ad esempio, soltanto per darvi un esempio, che attualmente i preti avevano le loro concubine, ma quello che colpisce è che c'era un tariffario che dovevano pagare a Roma per avere
avere una concubina, tot, due concubine di più, tre concubine di più. Insomma, una cosa incredibile, letteralmente incredibile. Noi non immaginiamo quello che era, non possiamo immaginare perché. Perché effettivamente il Concilio di Trento ha fatto piazza pulita, ha veramente fatto piazza pulita di tutto questo sconcio che esisteva. Naturalmente nella Chiesa c'era anche altro, si capisce, c'erano delle altissime personalità, dei gruppi di santità incomparabile, ma c'era anche questo marcio morale. Allora, quello che colpisce, questo è il contesto, quello che colpisce è che se voi leggete Lutero, soprattutto Lutero, praticamente non parla mai di questo, di questa crisi morale, questa immensa crisi morale della Chiesa. Non è questo il suo tema. Lo ignora. Il suo tema non è morale. La critica che fa del papato, ad esempio, non affronta mai la questione di Alessandro VI e dei figli e dei nipoti e delle amanti. Mai, 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 mai. Il problema del papato non è di ordine morale, è di ordine teologico. Qual è il fondamento biblico del papato? Questo era il tema. Quindi il contesto della crisi morale della Chiesa è certamente importante. Certamente molti hanno visto nella Riforma una svolta che avrebbe potuto modificare sostanzialmente, cioè rendere morale, cioè vincere l'immoralità dilagante in larghi settori della Chiesa, però non è questo il tema della Riforma. È teologico, non è morale. Passando al contesto politico, anche qui c'è da dire che, naturalmente, dove nasce la Chiesa, la Riforma? Nasce in Germania. La Germania appartiene a quello che restava del famoso impero cristiano. L'imperatore Carlo V cominciò a governare nel 1519. Carlo V era cattolico, nemico del Papa per motivi politici, ma dal punto di vista della fede era naturalmente un cattolico, chiamiamolo, osservante, nemico sostanzialmente della Riforma, di cui però voleva avere l'appoggio per combattere il grande pericolo del tempo, che erano i musulmani, diciamo, l'esercito dei turchi, come venivano chiamati allora, che premeva perché era arrivato fino a Vienna addirittura, quindi alle porte dell'Occidente. La Riforma come agisce nel quadro? Questo impero, dicevo, era già stato ridotto dal punto di vista dei territori che gli appartenevano, ma soprattutto si stava sfaldando, in quanto che le autonomie regionali dei singoli territori, le contee, i marchesati, i ducati, i principati che costituivano poi concretamente l'impero, rivendicavano sempre di più delle autonomie rispetto al potere centrale dell'imperatore. E quindi la Riforma si è inserita, innestata direi, su questo spirito autonomistico dei singoli territori che
ponevano l'impero. Là dove il principe, il duca, il marchese, secondo le varie appartenenze, ha accolto il messaggio della riforma, la politica ha pesato perché la riforma è stata appoggiata, è stata favorita. Là dove invece l'autorità politica era avversa alla riforma e praticamente almeno la metà dei principi che componevano l'impero erano contro la riforma, lì naturalmente il fattore politico ha giocato contro la riforma. Quindi alla fine naturalmente c'è stata un'ambiguità fondamentale, che è quella che si è poi espressa nel 1555 alla pace di Augusta, in cui cattolici e luterani si sono trovati d'accordo nello stabilire il principio famoso cuius regio eius religio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in un determinato territorio la popolazione deve avere la stessa fede del sovrano, di colui che è del governatore del territorio. Quindi il governatore, il principe è protestante, tutti i protestanti, i cittadini di quel territorio, è cattolico, tutti cattolici, eccetera. Questo naturalmente è una grande ambiguità che fu poi criticata in particolare dagli anabattisti e che comunque rivela che il fattore politico ha indubbiamente pesato nelle sorti della riforma, ma ha pesato sia in senso positivo in alcuni territori, sia in senso negativo in altri territori. C'è poi il contesto sociale. Voi sapete che il Cinquecento è stato un anno di svolta dalla economia feudale alla economia borghese. E c'è tutta una letteratura, soprattutto di matrice marxista, che ha sostenuto che la riforma è stata la religione della nuova classe, cioè della classe borghese, che era allora sostanzialmente una classe artigianale, perché la borghesia industriale verrà soltanto due secoli più tardi. Ora, qui c'è una verità profonda, e cioè che il passaggio dall'economia feudale all'economia borghese consiste sostanzialmente in questo, che mentre l'economia feudale è fondata sulla proprietà della terra e i servi della gleba appartengono alla terra, quando voi comprate un possedimento, comprate anche i lavoratori, fanno tutt'uno, sono praticamente cose che appartengono alla proprietà della terra, invece l'economia feudale, borghese, è fondata sul lavoro, che in tutta l'antichità, fino appunto a questo periodo, in tutta l'antichità, il lavoro era considerato una cosa da schiavi. Sono gli schiavi che lavorano, gli uomini liberi si occupano di arte, si occupano di politica, si occupano di religione, ma non lavorano. Quello lo fanno gli schiavi. E la grandissima svolta con la riforma, questo bisogna dirlo, è stata questa, che il lavoro è stato considerato già da Lutero e poi ancora di più da Calvino come il luogo in cui tu rendi culto a Dio. Vi dico questa frase di Lutero straordinaria: il contadino che zappa il suo campo, il calzolaio che fabbrica la scarpa,
la massaia che accudisce la casa ed educa i figli, rendono lo stesso culto a Dio del prete che consacra l'ostia. Questa è una frase straordinaria che rivela che cosa? Rivela che praticamente la riforma ha ripreso Benedetto da Norcia, ora et labora, che è una frase rivoluzionaria. Perché? Perché mette sullo stesso piano la preghiera e il lavoro, cioè il lavoro ha la stessa dignità della preghiera. Dio si rallegra, per così dire, del tuo lavoro altrettanto di quanto si possa rallegrare delle tue preghiere. Questo programma benedettino, Benedetto da Norcia, è stato praticamente ripreso dalla Riforma con una differenza, che non c'è più il convento, non una piccola differenza, non c'è più il convento, cioè la città è il convento. Ecco, allora qui effettivamente tra riforma e storia della società, e in particolare storia delle classi sociali, c'è un nesso profondo che si è espresso poi soprattutto nel calvinismo, che ha influenzato in maniera determinante quella che si chiama la civiltà del lavoro. Ricordo che Giorgio Spini diceva che il primo articolo della Costituzione italiana, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, è, diceva, un articolo calvinista, a metà direi io, perché diciamo Calvino ora et labora, anche la preghiera fa parte della, però è vero, è un articolo calvinista. Quindi vedete gli intrecci. Poi c'è il contesto culturale. Il contesto culturale è ovvio, la riforma nasce in concomitanza, si può dire, col Rinascimento, con l'umanesimo. E qui ci sono dei nessi profondi, soprattutto perché l'umanesimo, come sapete, si riassumeva nell'appello ritorno alle fonti, ad fontes, le fonti della Grecia, della cultura greca e latina. Per la riforma le fonti bibliche, per la prima volta dopo il Medioevo, i riformatori traducono la Bibbia dagli originali, ebraico per l'Antico Testamento, greco per il Nuovo, e non più dalla Vulgata, cioè dalla traduzione latina di Girolamo. E Lutero tante volte si vanta di aver capito il testo biblico grazie alla sua conoscenza dell'ebraico, oltre che del greco, meglio di quanto lo avesse capito Girolamo. Ma anche qui c'è un'affinità profonda, ma c'è anche una differenza profonda, che è questa.
L'umanesimo, come del resto dice la parola stessa, è sostanzialmente antropocentrico, cioè l'uomo scopre se stesso. Pensate al Davide di Michelangelo che voi avete la fortuna di avere qua a Firenze, andatelo a rivedere, e quello è l'uomo rinascimentale, è un Dio. Quel Davide non ha nulla del Davide biblico, è l'uomo rinascimentale, copula mundi, è un Dio. Cioè l'umanesimo ruota intorno all'uomo, alla grandezza dell'uomo. Pensate al libro La dignità dell'uomo. Quindi, appunto, l'umanesimo è antropocentrico, anche quello cristiano. Cioè, praticamente anche nell'umanesimo cristiano Dio è satellite dell'uomo. L'uomo è il sole, Dio è la luna che ruota intorno, o la terra che ruota intorno. Invece la riforma no, la riforma è teocentrica, fondamentalmente teocentrica, cioè ruota intorno a Dio, alla ricerca di Dio, alla domanda intorno a Dio. E quindi qui c'è qualche cosa di molto, un contrasto profondo. E infine c'è il contesto, chiamiamolo teologico. Ora, voi sapete che prima della Riforma c'è stata la grandissima, straordinaria, devo dire, fioritura della scolastica. Ricordo che un professore, il professore Ebeling, di cui sono stato discepolo a Zurigo per qualche tempo, mi ricordo che ci diceva a noi, agli studenti: se volete imparare a pensare, leggete i libri della scolastica. Ecco. Se volete imparare a pensare. Quindi una grande stagione contro la quale però Lutero ha polemizzato in maniera radicale, sostanzialmente per due motivi. Il primo è per quella che secondo lui, e effettivamente aveva, credo, ragione, è la astrattezza di questa teologia, della teologia scolastica. Dove astrattezza cosa vuol dire? Vuol dire che poni dei problemi indipendenti dal vissuto della fede. Non sono i problemi che la fede avverte, sono i problemi che la ragione elucubra, appunto, imparare a pensare. Ma il rapporto tra questo pensiero e la fede è molto labile, molto inconsistente. E l'altra ragione per cui Lutero polemizza fortemente contro la scolastica è che è una teologia povera biblicamente, cioè tutta la sua argomentazione è di carattere razionale, non è di carattere biblico, non si nutre di Bibbia, e quindi per Lutero questo non andava bene. Ma la stagione teologica precedente alla Riforma non è soltanto occupata dalla scolastica. Io vi voglio soltanto dire un nome, ad esempio Niccolò Cusano, che fu vescovo, fu cardinale, ma fu un grande teologo che ha scritto delle opere
assolutamente proiettate nel futuro, delle opere che ponevano dei problemi che non, a cui nessuno pensava, in controtendenza totale. Pensate, ha scritto un'opera intitolata De docta ignorantia. E che cos'è questa qui? Cosa dice? Dice praticamente che tu di Dio puoi soltanto parlare, cioè tutto quello che puoi dire è quello che Dio non è. Cioè puoi costruire un discorso di Dio a partire da quello che non è. Il che naturalmente confliggeva radicalmente con tutta la teologia scolastica, che invece era fondata sulla evidenza di Dio, perché Dio era ridotto a razionalità, e la razionalità è luce, no? Quindi è tutto chiaro, e invece Niccolò Cusano dice è tutto scuro, è tutto buio. Una cosa straordinaria, una cosa modernissima. 1460, questo anzi 40. E poi un'altra opera straordinaria, De pace fidei, la pace della fede. Perché praticamente sarebbe stata un'opera ecumenica nel 1400. Cioè, anticipi straordinari. Bellissimi, impressionanti. Voglio dire che prima della Riforma c'era anche questo, ma c'era altro. C'erano ad esempio i fratelli della vita comune, una comunità di laici, tutta volta alla cura dell'interiorità e naturalmente dello studio della Bibbia. E c'era un ricco filone mistico, Tommaso da Kempis, la Imitazione di Cristo, un best seller dell'epoca, 1441, eccetera. Voglio dire con questo che la Riforma ha, diciamo, ha dei maestri, come diceva uno storico molto bravo, Obermann. I maestri della Riforma sono stati tanti, non sono stati gli scolastici, questi sono stati gli maestri rifiutati, ma ci sono stati altri che hanno contribuito alla nascita della Riforma. Questo per quanto riguarda il contesto. Ora, brevissimamente, due parole sui caratteri della Riforma e poi veniamo alla natura. I caratteri della Riforma sono sostanzialmente due. Il primo è l'internazionalità, perché la Riforma è nata in Germania, ma è un fenomeno europeo, non nel senso che dalla Germania si è a macchia d'olio diffusa negli altri paesi europei, ma nel senso che contemporaneamente, più o meno contemporaneamente, alla iniziativa di Lutero, ci sono state iniziative analoghe ma indipendenti da Lutero in altri luoghi dell'Europa. È stata una stagione, e quindi questo carattere internazionale della Riforma deve essere sottolineato, perché c'è la tendenza a circoscrivere la Riforma allo spazio tedesco, che naturalmente è importante. La Riforma nasce lì, indubbiamente, e il ruolo di Lutero è stato semplicemente indispensabile, essenziale, determinante per la Riforma, però il fenomeno non è tedesco, è europeo. E la seconda caratteristica è la pluralità. La Riforma nasce plurale. Pensate
che quando l'imperatore Carlo V chiese ai protestanti di presentare la loro confessione di fede, di dire ma insomma che cosa credete, cosa capite voi del cristianesimo, ditemelo e ditelo davanti alla dieta di Augusta 1530, giunsero tre confessioni di fede, la famosa augustana redatta da Melantone, la tetrapolitana redatta da Bucero, il riformatore di Strasburgo, e Zwingli che manda la sua fidei ratio, la sua confessione di fede personale. Tre, nel momento in cui si trattava di tre voci, tutte protestanti, ma tutte diverse. Quindi la pluralità è costitutiva del cristianesimo fin dalla sua nascita, non è qualche cosa che è venuto dopo col tempo, ma fin dalla sua nascita è così. È plurale. E quindi la pluralità fa parte costitutiva del modo protestante di essere cristiano. Diversità non vuol dire divisione. Il grande guaio, una delle malattie del protestantesimo è che la diversità è diventata divisione de facto. Le ragioni possono essere tante, ma questo è l'evidenza. E questo è naturalmente un tradimento della vocazione cristiana e un tradimento della vocazione protestante, perché la vocazione protestante è per la pluralità, ma non per la divisione. Una unità plurale, una unità nella diversità, questo è il modello protestante, che però purtroppo non ha funzionato come avrebbe dovuto. E ora veniamo al punto saliente della questione, la natura. Ecco. La domanda è se la parola riforma è adeguata ad esprimere questo fenomeno, questo processo storico che è durato circa 50 anni, anzi un po' di più di 50 anni, grosso modo, dal 1517 al 1580. All'inizio, sicuramente, la riforma non voleva neppure essere una riforma, ma qualche cosa di meno. Lutero, nel suo appello alla nobiltà cristiana della nazione tedesca, 1520, elenca 26 proposte di riforma, ma sono intese come correzioni di abusi, quindi emendamenti. La parola riforma è troppo grande per Lutero a quel tempo. Si sarebbe accontentato di molto meno. Correggere gli abusi, non cambiare le cose. Ma questa proposta di Lutero, come sapete, è stata scomunicata, e a partire da questa scomunica è successo un fenomeno inatteso,
La riforma è diventata qualcosa di diverso da quello che voleva essere, qualcosa la cui natura la parola riforma non riesce più ad esprimere. Il protestantesimo non è cattolicesimo riformato, è qualcosa d'altro. Che cosa? Che cosa? Nella frase di Barth che vi ho letto all'inizio c'è una parola che mi ha sorpreso e che ora forse sorprenderà anche voi. Lui parla di rifondazione della Chiesa. Una parola azzardata. I riformatori con la loro rifondazione della Chiesa hanno osato qualcosa che non dovevano osare, eccetera. Allora io ho riflettuto su questa parola rifondazione e mi sono convinto che è la parola adeguata ad esprimere quella diversità che la riforma è diventata dopo la sua scomunica. Rifondazione della Chiesa, porre la Chiesa su un nuovo fondamento, tutti sappiamo che non c'è nessun altro fondamento tranne che Cristo Gesù. Questo afferma la Chiesa di Roma, questo affermano tutte le Chiese. Non conoscono altro fondamento che quello di Cristo Gesù. Allora in che senso si può parlare di rifondazione o della riforma come rifondazione? Nel senso che, così mi pare di interpretare questa parola, nel senso che in che modo si manifesta sul piano della storia il fatto che la Chiesa è fondata su Gesù Cristo? Tradizionalmente, dal V secolo in avanti della storia cristiana, tradizionalmente come si rispondeva a questa domanda? Come si manifesta il fondamento di Cristo nella Chiesa? Risposta: si manifesta in questo modo. Cristo ha incaricato Pietro di essere il governatore, il pastore, il capo della Chiesa. E quindi il fondamento di Cristo si manifesta nel ministero papale. Questo è stato ribadito, questa è la storia di tutti i secoli che stanno alle nostre spalle, ma anche il Concilio Vaticano II, al numero 18 della Lumen Gentium, adopera proprio questa espressione: Cristo nel beato Pietro e quindi nei suoi successori ha istituito il principio e il fondamento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della comunione. Il fondamento, il principio
è il fondamento perpetuo e visibile dell'unità, della fede e della comunione, cioè della Chiesa. Ecco, la riforma ha messo in discussione proprio questo. Ha messo in discussione che il fondamento di Cristo si manifestasse attraverso il magistero papale. Ma se non è il Papa il principio, il fondamento perpetuo e visibile dell'unità, della fede e della comunione, qual è questo fondamento? La Sacra Scrittura. In questo senso la riforma è stata una rifondazione, cioè ha messo un altro fondamento alla Chiesa. Notate bene che in tutta la storia della Chiesa la Sacra Scrittura è sempre stata presente, è sempre stata predicata, è sempre stata commentata. Addirittura nel Medioevo l'hanno dipinta nelle chiese per gli analfabeti che non riuscivano a leggere. I grandi cicli biblici li trovate lì per chi non era in grado di leggere. Cioè la Bibbia ha sempre accompagnato la vita della Chiesa, ma mai, mai fino alla Riforma la Bibbia è stata messa come fondamento, cioè quello che regge, che sostiene, che dà stabilità, come ha fatto la Riforma. Quindi io vi propongo di intendere la Riforma così, come rifondazione della Chiesa. Non parliamo dei problemi che si accompagnano a questa scelta, sono grandi, ma questa è stata la scelta. Da questa rifondazione, ripeto, porre la Sacra Scrittura come fondamento che sostiene la tua fede, sostiene la tua vita, sostiene la vita della comunità cristiana, sostiene il mondo. Da questa operazione, diciamo, è nata la seconda componente della riforma, della natura della riforma, del senso della riforma, che è quella che chiamo, la parola non è molto elegante, ma non ne ho trovato un'altra, risostanziazione biblica delle parole della fede. Che cos'è la fede? Che cosa dice la Bibbia della fede? Che cos'è la Chiesa? Che cosa dice la Bibbia della Chiesa? Che cos'è il mondo? Che cosa sono le opere? Eccetera, eccetera. Cioè, la sostanza del discorso cristiano è biblica. Ecco, questo ha fatto la Riforma. Da tutto ciò, sono alla fine, da tutto ciò che cosa è nato? Sono nate due cose. È nato un nuovo modello di Chiesa,
praticamente non era mai esistito, forse all'inizio qua e là, nell'epoca apostolica. Un nuovo modello di chiesa, non una nuova chiesa, per carità, mai i riformatori avrebbero accettato una eresia, per loro sarebbe stata un'eresia parlare di nuova chiesa. Anzi, è il rimprovero che facevano agli anabattisti. Dice, se voi ribattezzate quelli che sono già stati battezzati, voi fondate una nuova chiesa. Era proprio il rimprovero. Ma noi non vogliamo fare una nuova chiesa. Ma un nuovo modello di chiesa sì. Non una nuova chiesa, ma perché la chiesa cristiana ha molti modelli, non ne ha solo uno. Nasce un nuovo modello di chiesa, una chiesa senza papa, una chiesa senza vescovi. Non si era mai visto. Non si era mai visto. Si può dire, non si, quasi mai visto. Da secoli. Nasce il nuovo. Nasce il nuovo. Non è solo la riforma del vecchio, è la creazione del nuovo. Questa è stata la riforma. E poi è nato, come ho detto all'inizio, non abbiamo il tempo di elaborare, ma lo voglio però menzionare, una nuova civiltà, un nuovo tipo di cristiano. Un nuovo tipo di cristiano, non dico un nuovo cristiano, ma un nuovo tipo di cristiano sì. È l'uomo protestante, non si era mai visto, è l'uomo protestante, la civiltà protestante. Ritorna la domanda, siamo in grado di reggere dopo 500 anni il peso e la grazia di queste novità? Grazie.